Siamo con Mister Malvasi. Allora, questo Abruzium combatte, passa in vantaggio, poi alla fine vi siete fatti anche raggiungere, però è stata una partita a tratti anche equilibrata, molto, molto spettacolare, perché ho visto due squadre che per 96 minuti circa hanno battagliato alla grande. Sì, questo è vero. Ritengo che alla fine i conti siano pari ed è giusto che sia così, perché il senso positivo della partita è stato che tutte e due le squadre hanno giocato per vincere e quindi ne è uscita fuori una partita gagliarda, a tratti anche tecnicamente valida, però insomma, dobbiamo anche capire che ci stanno gli avversari, ci stanno le altre squadre che rispetto a noi, voglio dire, hanno fatto anche un mercato importante, insomma, voglio dire, quindi insomma, vabbè, è stata una bella partita e ci portiamo a questo punto, che è buono, è buono. Per quanto riguarda il morale, credo che comunque sia stato importante muovere la classifica. La sua squadra a tratti ha dato anche prova di avere le idee chiare, perché ho visto palla a terra, passaggi filtranti, precisi, a volte anche un po' di frenesia. Sarà anche perché comunque ancora la classifica non è tranquillissima. Assolutamente non è tranquilla, ancora il campionato è molto lungo. Quando si viene da un periodo un po' così, insomma, poi insomma, un po' di frenesia c'è, insomma, un po' di paura, però io credo che le squadre che giocano come noi alla lunga i risultati le ottengono, nel senso, se io predico sempre mettiamo palla a terra e giochiamo, abbiamo fatto qualcosa di importante, non molto, anche qualche errore che purtroppo ci sta costando, ma ci sta. Dobbiamo capire che ci sono due squadre che giocano, non è che gli altri stanno così e ci guardano, anche gli altri fanno la loro parte, è così purtroppo. Il gruppo comunque mi sembra che risponda bene alle sue indicazioni, perché non si è vista mai un Abruzium arrendevole, anche subito dopo il gol del pareggio, magari anche l'esperienza, la qualità degli ospiti, però vi siete rituffati in avanti proprio con quell'orgoglio classico di questa squadra. Sì, è così, loro sono una buona squadra perché hanno delle individualità di categoria, quindi insomma noi dovevamo stare, predicavo di stare attenti, certo non troppo guardinghi, però attenti, perché insomma poi alla lunga quando ci sono persone di categoria poi sui 96 minuti li senti, però io penso che oggi ci siamo, diciamo così, scrollati di dosso un po' quelle paure che abbiamo avuto negli ultimi tempi, e se continuiamo così, insomma, io la luce la vedo, ecco. Grazie, in bocca al lupo per il prossimo. Prego, prego.